amici di Piero da Saronno, buonasera. Ancora una volta i nostri potenti mezzi non funzionano tanto bene e quindi andiamo a cominciare con una partita già cominciata da circa 20 secondi. Gioca la pallacanestro di Rovello contro i Bisonti di Cernusco, Basket Cernusco che si trova in una posizione di classifica di terz'ultima posizione. Pancio intanto va a tirare i suoi due tiri liberi, il primo libero non va a buon fine. Basket Rovello che gioca con Pancio, con Botti, con Davide Terraneo. Buono il primo di Pancio, buono il secondo di Pancio. Gioca con Gorni e con Mosca, mentre la pallacanestro Bisonti di Cernusco giocano con il numero 14 Remelli, che va a rubare palla con il numero 12, centro molto giovane, Emanuele Sirtori del 94, con il numero 7, che poi andremo a conoscere, Willy Bruschi, con il numero 11 che va a fare la rimessa, Carzaniga, e con il numero 9 che è Zanchetta, il capitano. Quindi giocano sotto con il biondo. Pancio commette fallo sul numero 12 Sirtori, sarà rimessa dal fondo. Gli arbitri della partita sono due arbitri comaschi doc, Canzanella e Musmeci. Canzanella è quello sul fondo e Musmeci è quello qui vicino a noi. Porta palla allora Willy Bruschi, ancora cerca di ubriacare Stefano Gorni, gancio, buono il gancio di Willy Bruschi. Mosca che chiama lo schema, Mosca contrastato dal numero 9 Zanchetta, scivola un pochino il nostro Gorni, Pancio, Davide, arresto e tiro di Davide Terraneo, non va. Pancio va a prendere il rimbalzo, gli viene poi rubacchiato da Ramelli che subito va in contropiede con il numero 11 che fa un arresto e tiro e non va. Carzaniga anche lui giovanissimo del 93. Mosca allora chiama lo schema, chiama Papero, Mosca ancora, Mosca che cerca il passaggio sotto per Botti, invece prende Gorni, bomba di Gorni ed è buono il primo bombone di Cristian Gorni. Poi vi ricorderò i prossimi nostri appuntamenti. Gioca ancora con il numero 7 Bruschi per il lungo Sirtori, sbaglia Sirtori, conquista il rimbalzo poi Remelli e realizza. La panchina è molto contenta, chiama lo schema alto, Pancio riceve, ancora per Mosca, blocco di Botti che gioca a pick and roll, sotto ancora per Botti che va in uno contro uno, butta una palla per Davide, Mosca, bomba di Mosca, oh, bombona di Mosca, grande Mosca questa sera, bomba super. E allora Cernusco attacca ancora con il giovane Sirtori per Zanchetta, capitano, arresto e tiro di Carzaniga, non va. Botti rimbalzo, corriamo Mosca invece temporeggia, vuole ragionare. Pancio ha anticipato molto bene dal numero 14 Remelli, 92, una squadra veramente di under questa, una squadra veramente da tanta corsa, che paga un po' l'inesperienza dalla C2. Blocchi e sportellate sotto canestro, Davide per Gorni che butta troppo fuori la palla per Pancio, l'aspettava più sotto e Pancio fa niente. 7 minuti al termine del primo quarto, 6 Rovello, 4 Bisonti di Cernusco. Allora Zanchetta che al quale il nostro grande Gorni devia il pallone e quindi sarà rimessa laterale per i ragazzi di Cernusco, per i rossi di Cernusco. Eccolo qua, arresto e tiro del capitano che usa la tabella, scusate, del numero 7 Willy Bruschi, che usa la tabella e cerca di sorpassare la nostra squadra. Davide Terraneo è troppo veloce, prende, quindi recupera il pallone, arresto e tiro, passi, doppio appoggio di Davide, passi di sul terzo tempo, rimette poi per Carzaniga e ancora Bruschi,
che ci ha bombato con Tabella, Bruschi per il giovane Sirtoli, Sportella, Carzaniga con Mosca, fuori ancora per Bruschi, rimbalzone e contesa poi tra Botti e il numero 12 Sirtoli, rimessa per i rossi di Cernusco. 7-6, 6-31 già da ancora da giocare in questo primo quarto. Rimessa dal fondo, blocco, passi di partenza del numero 7 Willy Bruschi, ala del 1989, chiamiamo lo schema Papero. Allora adesso Papero per Botti, esce Pancio ancora per Davide, palla sotto per fuori per Mosca, arresto e tiro di Mosca, rimbalzo di Cernusco che dà ancora la palla al suo capitano Zanchetta, finta di tiro, blocco, ancora Zanchetta contro Mosca, sportellano, sfugge il pallone a Zanchetta su un fallo di Mosca che stava andando a tirare dal fondo, primo fallo di Mosca, secondo fallo di squadra, stava tirando, probabilmente gli arbitri non si sono accorti, erano due liberi questi per la squadra biancorossa. Riceve ancora il capitano per Bruschi, palla sotto, sportellate di Botti e del 12 Sirtoli, ancora che recupera il suo rimbalzo e realizza Sirtoli, giovanissimo, 94, ala centro del 94, veramente 19 anni, prende Gorni per Botti, arresto e tiro, mette a posto i piedi ma non va, allora i ragazzi corrono, arresto, terzo tempo molto bello fatto da Sirtoli, siamo già in attacco, Mosca per Gorni, arresto e tiro di Gorni, sputata dal ferro, poi Pancio non riesce a conquistare il rimbalzo, allora Sirtoli per Remelli, passi ancora di partenza del numero 7 che parte sempre prima del pallone, cambio già nelle file della pallacanestro di Rovello, uscirà Pancio ed entrerà il nostro Nick Porro, Nick Manofredda, è stato determinante nella vittoria ai supplementari, chiamiamolo lo schema Papero, tanto che Pancio riposa in panca, Davide per Cristian per la Mosca va in uno contro uno sotto per Botti, terzo tempo fantasioso di Botti a cui viene fatto un fallo ma non fischiato probabilmente, allora in uno contro uno il capitano e poi corriamo in contropiede con Botti che va ad andare molto evidentemente addosso al numero 7 Willy Bruschi, fallo di Willy Bruschi che si pone un po' storto per cercare di bloccare e quindi sarà una rimessa laterale per il basket di Rovello. 9-6 per gli ospiti, 4-39 ancora da giocare nel nostro primo quarto, riceve Davide che sguscia via, Botti, terzo tempo sotto mano, sfugge il pallone fuori dal ferro e allora loro corrono molto velocemente con Bruschi va sotto e Davide Terraneo cerca di spingerlo fuori e commette fallo di Davide Terraneo, terzo di squadra, spinge ed è al fondo, Canzanella decreta la rimessa dal fondo, giochiamo sotto, fuori per il capitano per Bruschi ancora uno contro uno di Carzaniga, poi scarica per il giovanissimo che prende il ferro corto e allora Mosca corre via Mosca, amministra con Nicolas per Gorni prende il blocco, non tira, allora Mosca prende il blocco di Botti rolla ma non viene servito, Davide Terraneo allora ubriaca l'avversario, arresto e tiro, no, ha fatto passi di arresto di Davide Terraneo, cambio nelle file dei bisonti di Cernusco, entra il numero 13 Omar Darwish del 90 centrone ed esce il numero 14 Edoardo Remelli, poco coinvolto nel gioco, pressiamo allora con Cristian
43-50 alla fine del primo quarto. Blocco, il biondo Sirtoli, e poi un fallo sul blocco di Christian Gorni ai danni di Zanchetta, quarto fallo di squadra. I prossimi sono tiri liberi, rimessa da lato per Zanchetta, il capitano chiama il blocco, esce Bruschi, poi serve una preghiera per Carzaniga, resto tiro, miracolosamente entra il pallone di Carzaniga, 11-6 per la pallacanestro di Cernusco. Allora Davide sotto per Botti, che rollerà velocissimo, contromano, buono il canestro e fallo del numero 12 Sirtoli. Botti nella sua mossa da sotto è veramente immarcabile, si gira con una velocità incredibile, cambia nelle file della pallacanestro di Cernusco, entra Mangiapane il numero 4 del 1986 ed esce Willy Bruschi, ci ha fatto un paio di bombe. Tiro libero supplementare per Botti, che ha già realizzato due punti. Botti è fuori, il libero di Botti, rimbalzone da parte di Sirtoli, e allora Zanchetta per Sirtoli, passi di arresto non fischiati, passo ancora sotto, ma Gorni è molto abile a rubar palla al capitano. Nicolas allora aspetta il playmaker che arriva, Davide per Nick fuori per Gorni, prende il blocco, va dall'altra parte, scarico per Davide, passi di Bottinelli non fischiati, gancione di Bottinelli che va un po' scoordinato, velocissimi corrono in attacco i ragazzi di coach De Martino e realizzano il punto del 13-8 per la pallacanestro di Rovello. Ricordo De Martino, l'allenatore, il vice allenatore è Petitto. Intanto Mosca va a sportellare con il numero 9, a cui non viene fischiato fallo né all'uno né all'altro, e allora il numero 9, il capitano Zanchetta, va a cercare di impostare l'azione, fuori per un velocissimo numero 4 Mangiapane, che prende il ferro corto, e allora Davide Terano fa respirare un pochino la squadra, respiriamo un po'. Davide per Gorni, scarica fuori per Nicola Sporro, che tira molto freddamente, peccato, prende il ferro in mezzo, poi va a sputar fuori il pallone, il ferro, ci si prepara già Borghi sulla nostra panca per entrare al posto di Botti. Darvish si gira contro Nicolas, molto morbido il tiro di Darvish, buono il canestro, e sono 15-8, sono sopra di ben 7 punti i ragazzi di coach De Martino. Si prepara allora il doppio cambio per la fine del Rovello, Davide scivola, si prepara l'ingresso di Boss e di Borghi, rolla bene Botti che va a realizzare già 4 punti suoi, 10 Rovello, 15 Cernusco. Il capitano per Mangiapane per Darvish ancora per Zanchetta che cerca un passaggio facile, poi va in uno contro uno, scarica fuori per il giovanissimo che va facile, potrebbe andare più facile, Sirtoli invece non va, allora Davide va in uno contro uno contro 3 difensori, tiri liberi per Davide a 54 secondi dalla fine, è pronto per entrare Borghi al posto di Botti, e poi entra anche Boss al posto di Christian Gorni, entra anche il numero 6 per i ragazzi di De Martino, Mezzacqui. Andiamo, rimessa dal fondo, mi sembravano dei tiri liberi visto che stava andando a penetrare, ma non è successo questo, peccato. Quindi rimettiamo dal fondo con Davide per Mosca, con 16 secondi ancora da giocare, Mosca finta il tiro, Boss a freddo, vediamo Boss microonde che entra, arresto e tiro, non va, va quasi a conquistare il suo rimbalzo, e poi invece il playmakerino Mezzacqui va a prendere il pallone per Darvish ancora per Carzaniga, che cerca di ubriacare Mosconi,
scarica fuori per Darwish, molto morbido il tiro di Darwish, prende il ferro corto, riconquistano il rimbalzo, hanno ancora l'ultimo possesso per giocare i nostri ragazzi perché sono circa 2 secondi di distanza. Allora il giovane Sirtori ancora per Mezzacqui per Mangiapane, penetrazione e passi di Mezzacqui, no? Però in precedenza c'è stato un fallo di Borghi che era con braccia alte, non ha abbassato le braccia appositamente, fallo fischiato, 9 secondi per giocare l'ultima azione e 2 tiri liberi di Mangiapane appena entrato, 2 liberi per Mangiapane, il primo libero è buono, secondo libero per Mangiapane è buono anche il secondo libero, vediamo Davide, ultimi 8 secondi al termine, 7, 6, Nicolas, buttiamo un pallone, 4, 3, 2, 1, bomba di Borghi che non va, dopo un fallo subito da Mosconi, non fischiato, facciamo un pochino fatica questa partita a reagire, vi ricordo che i nostri ragazzi della pallacanestro di Rovello sono in terza posizione assoluta con 4 punti di ritardo verso Lierna e verso Calolzio che domani si incontreranno in uno scontro al vertice. Ricordiamo che la Libertà Cernusco è in quattordicesima posizione con 10 punti a 5 vinte e 12 perse. Ricordiamo anche che all'andata questa partita si era chiusa per 76 a 70 per la pallacanestro di Rovello, dopo una partita condotta abbastanza punto a punto, poi nel finale siamo riusciti a scappar via. Oggi il basket Rovello ritrova anche Gabriele Zoia, vittima di un infortunio abbastanza pesante che l'ha tenuto fuori dal campo quasi un anno. Ora vediamo i ragazzi di Manuel cosa riescono a combinare. Entrerà Lollo Lanzi al posto di Davide Terraneo, entrerà Bosa, entrerà Borghi, rientrerà Mosca e poi rientrerà anche il signor Nicola Sporro. Dall'altra parte, nei ragazzi di De Martino, rientra il numero 6, il numero 13, il numero 15, il numero 18, il numero 4, il numero 13, scusate. Rientriamo. Ok, rientriamo a giocare. Ricordiamo che nella scorsa giornata i ragazzi di Rovello hanno sconfitto l'Ardor di Bollate per 55-61, una partita giocata a Bollate domenica, in un campo devo dire abbastanza facile. Nei primi 2 quarti la squadra di Manuel è andata sopra di 20 punti e poi ha cercato di amministrare il vantaggio accumulato. Rientra Basket Rovello con Lollo Lanzi, salutiamo l'arbitro Canzanella che rimetterà la palla. Mosca, Lollo Lanzi e Mosca, riceve Lollo, detto il bombarolo, taglio di sotto di Bosa che va a fintare 2 volte e in gancio e in semigancio realizza contro il suo avversario Mangiapane, avversario dell'86 Mangiapane, quindi porta la palla Mezzacqui per il numero 10, nuovo entrato Antelli, rimbalzo del lunghissimo Darwish e ancora poi il nuovo entrato Luca Antelli dell'89 che restituisce il pallone a Mezzacqui ancora per Mangiapane, 1 contro 1 contro Bosa, va a mettersi in mezzo a 3 giocatori e Nicola Sporro, no, non Nicola Sporro che aveva commesso il fallo, bensì Borghi ha commesso il fallo, secondo fallo di Borghi che non ha fatto veramente nulla in questa azione, peccato. Ora rimette Mangiapane per Mezzacqui sotto per Darwish contro Borghi, velocissima la palla che circola con Mangiapane, scarico sotto e poi sfugge il pallone al numero 15 Siragusa,
e quindi ottima difesa dei ragazzi del pallacanestro di Rovello. 17-12, giochiamo allora lo schema 3, cerca di sfuggire via e poi si arresta Di Sterlollo, Borghi per Nicolas Porro, per Superlollo ancora, Bosa lasciato solissimo, fuori per Borghi in uno contro uno, arresto, tiro di Borghi, fallo del numero 15, Siragusa, primo fallo, appena entrato, ne ha già combinati un paio, primo fallo e primo fallo di squadra, due tiri liberi per Gio Borghi, primo libero di Borghi, sputato dal ferro, peccato, Borghi si arrabbia, ha un'ottima percentuale Borghi sui liberi, andiamo, secondo libero di Bo, ed è buono secondo libero, non avevamo dubbi, 13-17 per i bisonti di Cernusco, ora amministra il pallone Mezzacqui per Mangiapane, fuori per Darwish, curato Franco Bollato da Bo, ancora Mezzacqui fuori per Darwish che va in una bomba un po' improbabile e poi viene fischiato il fallo al numero 10, Antelli, che va a recuperare il pallone sulla testa della Mosca e commette fallo. Rimette la palla a Mosca, va a recuperare la palla a Lollo, giochiamo schema alto, Mosca contro Antelli che spinge parecchio, Mosca ancora restituito il pallone da Nicola Sporro, Mosca sta cercando di andare a prendere il fallo, fuori per Boss che andrà in uno contro uno, sotto per Nicolas, gioca a due, 5 secondi per giocare, Mosca arresto e tiro di Nicolas che prende il ferro lungo, peccato, e quindi perdiamo un buon possesso tirato fino alla fine, Darwish per Antelli, Darwish per Antelli, blocco un po' irregolare del numero 15 che poi va a rollare contro Mosca e realizza Siragusa i primi due punti della sua partita. Mosca adesso verrà sostituito da Davide Terraneo, Porro per Lollo che va in arresto, tiro, ora Borghi temporeggia, terzo tempo in sottomano, non entra la palla di Borghi, è stregato il canestro, corrono molto velocemente i ragazzi di Cernusco, Darwish per che palleggia anche bene e fa un ottimo assist per Mangiapane, più 8 per i ragazzi di De Martino, ottima partita dei ragazzi De Martino, Mosconi a che da dire della difesa, poi Bosa si gira in un lampo contro Mezzacqui che commette fallo perché è l'unico modo per poterlo fermare, fallo su Mosconi non fischiato prima che si è fatto anche male, esce la Mosca e ora entra Davide Terraneo ed riesce il numero 10, il Antelli, sostituito dal numero 14 Remelli, è uscito Darwish, scusate, al posto di Remelli, Boss, primo libero di Boss, ottimo, 21-14, stiamo un po' rincorrendo i ragazzi di Cernusco, secondo libero di Boss, è buono, mani di velluto Boss, aspettiamo l'ingresso di Zoya, ora penetrazione, scarico fuori del Cernusco, poi passi di partenza non fischiati, arresto e tiro di un ottimo Mangiapane, ottimo giocatore Mangiapane, Davide Terraneo allora amministra la palla da Nicolas per Davide, ancora blocco di Borghi, Davide invece va dall'altra parte, Borghi, Lollo, arresto e tiro di Lollo, è lungo anche l'arresto e tiro di Lollo, corrono veloci con Antelli e poi amministrano con Mezzacqui contro Lollo, sbraccia un po' Mezzacqui, non viene fischiato il fallo a Mezzacqui, bensì viene fischiato a Lollo il fallo che sbracciava un pochino, minuto di sospensione per i ragazzi di Manuel che sul 23-15 vuole dire qualcosa ai suoi ragazzi, devono darsi un pelino una svegliata, dobbiamo correre un pochino lenti che i ragazzi di Manuel si stanno un pochino lasciando andare dopo le bellissime partite che ci hanno regalato nell'ultimo periodo,
Ricordiamo che ci sarà un'altra bellissima partita a Milano, tra la Pallacanestro di Milano e la Servotecnica di Cusano, che sono la quinta e la sesta del nostro girone, e poi anche Ebro Basket, che è la quarta, contro Cervenate, che è l'ottava, un'altra bellissima partita. E poi l'incontro clou, come dicevamo prima, è Calolzio contro Lierna, che si giocherà domani sera a Calolzio, e lì ci sarà chi vincerà, sarà in testa alla classifica, in quanto tutte e due hanno 30 punti con 15 vinte e 2 perse, e quindi ci sarà una seconda, e Rovello sarà sempre terza in classifica. Rimessa dal fondo per i ragazzi di Cernusco, amministra Mezzacqui fuori per Remelli ancora per Antelli contro Davide, scivola Davide, scarica un po' improbabile per il Remelli, e poi Davide onestamente dice che l'ha toccata lui, bravissimo Davide, e quindi ora bisogna resettare il cronometro, perché era stato azzerato 24 e invece c'erano dei secondi, pochi secondi per giocare. Stanno riportando il segno secondi a 3 secondi da giocare, quindi ci sarà una rimessa molto veloce, un arresto e tiro e passi di partenza, e Bosch va a stoppare con un secondo ancora da giocare. Bosch è andato a stoppare il numero 13, arresto e tiro, e riescono a realizzare con il più piccolo della squadra, Mezzacqui. Ci hanno preso veramente in contropiede, meno 10 per i ragazzi di Rovello. Davide per Borghi, va in mezzo a 10 persone Borghi, poi butta fuori Lollo, entra per Davide Terraneo che sbaglia clamorosamente il tiro. Forza ragazzi, Lollo per Remelli per Mangiapane per ancora per Antelli, che va in uno contro uno, scarica fuori e la dà al suo capitano, che era sul tavolo per cambiare. Esce Antelli e rientra il capitano qui Zanchetta, ottima la prestazione del numero 10. Lollo chiama lo schema a mano, riceve Borghi per Lollo, ancora Lollo che va in uno contro uno, penetrazione e passi poi di Lollo, che si ferma. Chiamiamo uno schema blu, che è una zone press a tutto campo. Lollo, fallo di Bosa, che schiaffeggia inavvertitamente il numero 9 Zanchetta, gli ha preso l'occhio passando velocemente. Il numero 9 è rimasto ferito all'occhio, Bosa si scusa, problema all'occhio. Rimessa quindi per i ragazzi di Cernusco. I nostri segnano poco, riescono poco a correre, siamo poco incisivi, ci vuole qualcuno che ci regala un paio di bombe. Nicolas, scivolamento e poi passi da parte del numero 15, che ha appoggiato due perni. Cambia allora nelle file del basket di Cernusco, rientrerà Sirtori ed esce, no, non rientra Sirtori, rientrerà Sirtori, sì, ormai è stato chiesto il cambio, ed esce il numero 15, Siragusa, Filippo Siragusa. Stanno giocando molto meglio sinceramente i ragazzi dei Bisonti di Cernusco. Nicolas per Davide, che riceve il pallone, lo nasconde dietro la schiena, va in penetrazione, viene commesso un fallo di colpo, ma poi non viene fischiato fallo, e poi vanificano un passaggio i ragazzi di Cernusco, deviato fuori dal numero 9 e dal numero 6. Lollo, regalaci una bombetta Lollo, per favore,
Boss, Bosa per Nicolas, Nicolas per Lollo ancora, finta il tiro, poi la da sotto a Bosa che andrà in uno contro uno, sportellate con il numero 4 che spinge fuori Bosa e sono rimessa dal fondo, cambio, esce, uscirà il numero 10, no scusate, il numero 4, Mangiapane, e rientra il numero 7, Willy Bruschi, autore di un buon primo tempo, 4.26 da giocare, meno 10 basket Rovello, non segniamo, Bosa, ubriaca gli avversari, va contro 3, va in sottomano, sfugge fuori il pallone e poi il numero 14 Remelli viene da fuori e recupera il pallone e quindi viene data rimessa per i ragazzi del basket Rovello. Lollo, arresto e tiro di Lollo, finalmente realizziamo due punti, ci volevano, chiamiamo lo schema di difesa blu, in attacco velocissimi i ragazzi di coach De Martino, capitano, il capitano per numero 6, il numero 6 gira per Remelli, Remelli ancora per Bruschi, Bruschi in mezzo, Remelli, giocano molto velocemente a piedi fermi, Lollo allora corre allora Lollo ancora, butta il pallone inavvertitamente in faccia al numero 14 Remelli, fallo in attacco e rientra allora Botti a questo punto al posto di Borghi, esce Borghi, rientra Botti, 17-25, Botti che nel primo quarto ci aveva regalato un paio di canestri molto belli, forza Lollo, dai, su, andiamo a recuperare questo pallone, 17-25, giochiamo blu, giochiamo zona, palla per Mezzacchi, Mezzacchi passi di partenza del numero 12, Sirtori che è marcabile, è difficilmente marcabile, ha braccia molto lunghe, è molto bravo, è molto giovane, Davide per Nicolas, Nicolas per Davide ancora, Lollo porta il blocco a Botti che gira sotto contro il biondo Nicolas, Nicolas per Lollo, finta al tiro Lollo, fa un arcobaleno, no, la butta fuori per Nicolas che non risolve la situazione, però Botti va a rimbalzo, buttato fuori letteralmente dall'area da numero 12, 27-17, soffriamo ragazzi, gira molto bene il pallone di Cernusco, ottimo assist di Willy Bruschi per il numero 12 Sirtori che non riesce a ricevere, non trattiene il pallone e allora cerchiamo di attaccare con uno schema numero 1, giochiamo con tre piccoli, blocco per Boss che va a prendere il pallone, Boss potrebbe andare in arresto e tiro, tirare da 3, invece va Lollo che finta il tiro, fuori per Nicolas, fuori per Davide Terraneo che andrà in 1 contro 1, fuori per Botti, fallo del numero 14 Remelli che non riesce a fermare Botti va a fare due tiri liberi e cambia nelle file del Rovello, rientra Cristian Gorni, Boss un po' sottotono questa sera, Botti, buono libero di Botti, 18-27, meno 9. Ragazzi, stiamo segnando veramente poco questa sera, siamo sotto le nostre medie di tantissimo, buono anche il secondo di Botti, riusciamo poco a far correre la palla, ci pressano subito in difesa, non riusciamo a correre, quindi questo è il nostro handicap purtroppo. Allora amministra ancora il pallone Mezzacchi contro Lollo, Zanchetta contro Gorni, ancora Mezzacchi bloccato da Lollo, gioca fuori per il biondo Airone di Sirtori, coach è molto contento, Giuseppe Di Martino è molto contento, Lollo, non osiamo il tiro, Lollo fuori per Gorni, arresto, tiro di Gorni, è cortissimo il pallone, ci è rimasto nelle mani e allora ragazzi forza, cambia nelle file della pallacanestro di Cernusco, esce un ottimo Mezzacchi, numero 6, e rientra il numero 11 Tommaso Carzaniga del quintetto base. Allora Zanchetta per Carzaniga fuori per Willy,
si appoggia e sportella contro Lollo, si appoggia e sportella contro Lollo, ma non va a buon fine il tiro e quindi ci saranno due tiri liberi per il capitano Zanchetta, Giacomo Zanchetta dell'89, ed entra a 1.38 dal termine. Non va il primo libero, vediamo il secondo libero del capitano. È buono il secondo libero del capitano, cambio, entra finalmente Zoia dopo un bel po' di tempo al posto di Lollo, rientra Zoia, Lele Zoia, forza ragazzo, regalaci un paio di bombe tu, riceve Botti, Botti va via lui, va via lui, fallo del numero 12 che cerca di in qualsiasi modo di fermare Botti, che questa sera è abbastanza incontenibile, e quindi sono due tiri liberi per il nostro Super Botti. Cambio, rientra anche Pancio a 1.33 dal termine, rientra Pancio un po' lasciato un po' troppo in panca, e rientra allora anche contromossa della pallacanestro di Cernusco, rientra Darwish al posto di un ottimo, direi, Sirtori. Buono il primo libero di Botti, bravo Botti, 30-20 comunque, stiamo soffrendo tantissimo. Buono anche il secondo libero di Botti, speriamo che Manuel ci regali qualche soluzione magica nel terzo quarto per vedere un po'. Allora Willy Bruschi che porta la palla, Willy Bruschi ancora, ancora Bruschi contro Davide, ma sempre trattenuta. Oh, finalmente, finalmente viene fischiato da Musmeci una palla trattenuta che effettivamente c'era tutta la vita, ma l'ha fatta quattro volte la palla trattenuta, poi potrà andare a rivedersela Willy Bruschi. Allora Davide, Davide che cerca di fuggire via, si ferma, poi palla per Gorni, blocco di Pancio, arresto, gioco a due, Botti recupera il pallone miracolosamente sotto per Pancio, Pancio che subisce anche il fallo da parte del numero 14 Remelli, bravo Pancio, 23-30, possiamo rientrare ancora un po', forza, blocco irregolare da parte del numero 14, riceve la palla Willy, Willy per il numero 11, Carzaniga, Carzaniga ancora per il numero 14 Remelli che fa passi di partenza, e quindi abbiamo l'ultimo nostro possesso, 42 secondi da giocare, 30-23 per gli ospiti. Davide, chiamiamo uno schema per far tirare Lele, Davide, arresto e tiro di Davide, tiro veloce che non va, abbiamo però noi l'ultimo possesso da giocare, siamo in zone press, Willy, Willy Bruschi ancora, Willy Bruschi ancora, rubiamo e poi esce clamorosamente il pallone, avevamo il piede fuori con Lele Zoia, ottimo recupero, 15 da giocare per la pallacanestro di Cernusco, e poi ci resteranno 9 secondi per l'ultimo tiro, per l'ultima preghiera, per vedere di riportarci un pochino più vicino. Rimette allora il capitano Zanchetta, rimette per Bruschi, Bruschi contro David, sotto per Darwish, Darwish fuori, intercetta Pancio magicamente il pallone, 14 al termine, 13, 12, giochiamo, blocco di Pancio, chiamiamo lo schema per Davide, per Lele Zoia, giù, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, Gorni, bomba di Gorni che va, lo schema si realizza e quindi andiamo a riposo finalmente con un ottimo 26-30, recuperiamo qualche punto. Amici di Piero del Saronno, ci vediamo più tardi, ora andiamo a prendere un caffè, arrivederci.